Grazie. Grazie Presidente. Ho dato la parola. Noi ci organizziamo bene. Non mi ho dato la parola. Prego il senatore Romeo. Intervenga. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, membri del governo. Lo dico un po' a tutta l'Aula, io non starei lì troppo a litigare con le minoranze, anzi in primis il ministro Toninelli, ma anche tutti i membri del governo, e noi dobbiamo invece ringraziare le minoranze, perché queste mozioni di sfiducia che sono state presentate presto si trasformeranno fra pochi minuti in due mozioni di fiducia al ministro Toninelli e a tutto il governo. Quindi potremmo dire come ci piacciono queste minoranze e queste opposizioni. State lavorando per noi, bravi. Tutto ciò che aiuta a compattare il governo sarà sempre da noi benvenuto e benvoluto. Grazie. Ma per tornare al tema della discussione, ovviamente che è illustrata nelle due mozioni, intanto ci preme ringraziare il Ministro perché, essendo il suo dicastero, lei ovviamente con tutti i sottosegretari, responsabile della navigazione fino all'attracco dell'imbarcazione al porto, è evidente che senza la collaborazione del suo dicastero con quello del ministro Salvini probabilmente non saremmo riusciti a raggiungere tutti quei risultati sul tema dell'immigrazione che lei prima nel suo intervento ha messo in evidenza. Quindi meno porti aperti, meno sbarchi, meno morti, e di conseguenza usare quella fermezza sul tema dell'immigrazione clandestina, perché ricordiamo che se si vuole creare un clima di tolleranza e di convivenza pacifica nei confronti dell'immigrazione legale, bisogna essere altrettanto intransigenti nei confronti dell'immigrazione illegale. Ed è quello che sia il ministro Salvini che lei insieme avete portato avanti come governo dall'inizio di questa avventura. Quindi è giusto, capiamo e comprendiamo che in politica la riconoscenza non ci sia, ma come ha detto bene ieri Matteo Salvini intervenendo qua, le cose si fanno in due, e quindi grazie a tutto il governo e anche a lei. Però è evidente che... Ma piazzala! Senatore Collina, lasci finire. Fate bravi. Senatore Marcucci, io richiamo sempre tutti in maniera equanime, ha capito? Lei è sempre attento a quello che fanno gli altri, ma poi non vuole farsi dire niente. Ha capito? Però, prego. Sì, Presidente, chiederei ai membri del gruppo della Lega, per favore, però, di stare in silenzio, di non creare, anche perché noi diamo sempre l'esempio su questo come comportamento, come atteggiamento. Poi se loro vogliono interrompere, noi non abbiamo nessuna paura a lasciarli parlare. Quindi sul tema... No, arrivo. Infatti stavo dicendo che è evidente che la mozione di sfiducia è incentrata nella maggior parte dei casi, lo stato di accusa su cui mettono ministro Toninelli le minoranze riguarda il tema delle infrastrutture. Questo l'abbiamo capito perché basta leggere le vostre mozioni. Ecco, però anche sul tema delle infrastrutture, però intanto ricordiamolo, perché forse qualcuno se l'è dimenticato, il ministro l'ha accennato prima, comunque che il governo, ma che il ministro subito all'indomani dell'immane tragedia del crollo del ponte Morandi si è attivato subito insieme a tutto il governo per far sì che tutte le situazioni di sicurezza, di intervento, c'è stato il decreto Genova che ha stanziato parecchie risorse per la ricostruzione e per aiutare la città di Genova e non solo, così come anche nella manovra economica sono state introdotte delle misure di sostegno, perché quello era l'impegno principale che il ministro doveva seguire, ed è stato seguito con tutto il dicastero in maniera impeccabile, perché adesso è iniziata la demolizione e i tempi di ricostruzione saranno rispettati, e che questo sarebbe già una grandissima novità e un grandissimo cambiamento nel panorama politico italiano, dove sui tempi di realizzazione delle opere siamo purtroppo, ahimè, un po' deficitari. Ma non mi sottraggo, chiedo scusa,
alla famosa questione della TAV o altre infrastrutture. Però scusate, adesso io lo dico perché le cose poi bisogna ricordarle tutte. Che arrivi da una parte della minoranza questa volontà di fare a tutti i costi campioni sul tema delle infrastrutture e delle opere pubbliche, però insomma, sinceramente a me crea qualche problema ricordando quello che poi avete fatto in passato, perché sul tema della TAV i bandi potevano partire 2 anni e mezzo fa, quando al governo c'eravate voi. Solo che avete avuto paura di perdere i voti su questo tema e allora li avete tenuti lì. Oggi improvvisamente volete un'accelerata, ma lo dico anche ai colleghi di Forza Italia, che erano i tempi all'opposizione per un periodo, perché del Nazareno non ci siamo comunque dimenticati, e che non mi sembra che abbiano a tutti i costi messo in evidenza la necessità con delle manifestazioni o con dei cartelli di voler partire su questo tema. Ma la stessa cosa, sempre sulle infrastrutture, la possiamo andare a recuperare con la finanziaria del 2017, e vi dico anche il numero del comma, il comma 466, con il quale, per evitare di fare deficit, perché il vostro atteggiamento indubbiamente ossequioso nei confronti dei vincoli europei non ve lo consentiva, avete bloccato 16 miliardi di risorse di cui gli enti locali disponevano e che potevano usare subito per fare gli investimenti. E oggi venite qua a dare lezioni a noi sulle infrastrutture. Ma per favore, un minimo di dignità! E un minimo di rispetto anche in merito a quello che avete fatto voi il governo. E invece noi, visto che poi la Consulta ha bocciato quel comma, noi le risorse le abbiamo sbloccate, tanto è vero che i tanti piccoli cartieri cominciano a partire sui territori. È bastata una circolare, sono bastati degli interventi nella manovra di bilancio, è bastato alzare il tetto di spesa per evitare i famosi bandi, rispetto a quel codice degli appalti farraginoso che ha bloccato tante opere che avete realizzato voi. Come si fa a prendersela col ministro Toninelli? Me lo volete spiegare? Quando la maggior parte delle opere oggi ferme sono responsabilità di una cattiva gestione fatta negli anni passati. E invece noi abbiamo sbloccato queste opere, le abbiamo avviate, anche perché abbiamo una strategia un po' diversa rispetto al passato, perché sappiamo che non sono importanti solo le grandi opere che noi vogliamo realizzare, ma è importante fare quello che in Italia non si è mai fatto, anziché togliendo le risorse agli enti locali avete impedito di fare, che è la manutenzione di quello che c'è già, perché dopo, se no, quando si viene in quest'aula a piangere perché è caduto un ponte, guardiamo le responsabilità. Se non facciamo la manutenzione, la responsabilità è tutta nostra. Quindi è necessario fare queste opere, è necessario fare quello di cui il Paese ha bisogno, quindi sistemare quello che c'è. Poi si fanno anche le grandi opere, certo, abbiamo chiesto di sbloccarle e così sarà. Però non possiamo pensare che la responsabilità di questo governo sia quella di avere bloccato. Non abbiamo bloccato nulla, anzi, stiamo andando nella direzione giusta, visto che proprio ieri il governo ha anche varato il famoso decreto sblocca cantieri, che darà un'ulteriore accelerata in questa direzione. E alla luce di questo, il nostro voto non può essere, non dico no alla mozione di sfiducia, dico sì alla mozione di fiducia che oggi voteremo nei confronti del ministro Toninelli e di tutto il governo. Grazie.